Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Buon lunedì a tutti. Ieri non ci siamo visti per necessità, nel senso che non c'era niente di interessante di cui parlare, si poteva discutere di un argomento trito che secondo me ha anche abbastanza rotto le scatole, e cioè questa diatriba tra Adani, Allegri, distanza, guerra. Insomma, ragazzi, questo non è parlare di calcio, questo è parlare di gossip, sicuramente non mi entusiasma particolarmente, diciamo così. E oggi sono arrivato un po' in ritardo perché di fianco a casa mia, nell'appartamento di fianco a casa mia, è da stamattina che c'è un trapano, un martello a ripetizione, quindi ho cercato di far smettere di lavorare questi individui, queste persone, non so se un addito, i miei vicini stessi, per cercare di portarvi un contenuto con una qualità audio quanto più pulita possibile. Poi ieri c'è stata giornata di elezioni politiche, oggi ci siamo svegliati con un nuovo governo. Io non commenterò le elezioni perché non ne so niente di politica, non me ne intendo minimamente, di calcio già so poco, di politica ancora meno. Il dato preoccupante secondo me però riguarda il quasi 64% di voti degli aventi diritti, e questo è assolutamente qualcosa da sottolineare, perché siamo di fronte al più grande tasso di assenteismo al voto di sempre in Italia, e questo dovrebbe farci capire che non si sta andando proprio nella direzione giusta di fare politica, né da un verso né dall'altro. Poi vedremo che cosa succederà. Questo era proprio un breve riepilogo mentre riparte il trapano, e spero che possa non essere un disturbo. Avevano smesso da qualche minuto e quindi mi sono messo qua a parlare insieme a voi, e con le note di una sinfonia di trapano in sottofondo vi invito a scaricare Numero 10, applicazione con la quale sto lavorando e collaborando. Ci saranno tanti contenuti esclusivi, inediti, miei per Numero 10, e vi aspetto perché, ragazzi, sta per ricominciare appunto la Serie A, e so che per tanti questa cosa può essere una cosa negativa, e in parte può essere vero, però cerchiamo in questo video di ragionare su quella che sarà la settimana della Juventus, no? Perché oggi è il 26, d'accordo? Arriveremo a domenica con la partita della Juventus, quindi questa è la settimana che ci riporta con i piedi per terra alla Serie A, alla Juventus, ai nostri problemi. Non è che ce ne siamo fregati in questi giorni, in queste settimane, anzi abbiamo fatto dei focus abbastanza chiari, concreti, precisi di quella che è la situazione, no, della Juventus. Però le prossime due settimane, ragazzi, sono importanti perché vanno ad incastrarsi Bologna, Maccabi Haifa e sfida al Milan. Quindi capite bene che stiamo parlando di un paio di settimane abbastanza importanti, con questa di preparazione, dove non ci saranno ancora i nazionali per ovvie ragioni. Sappiamo tutti che siamo ancora in pausa nazionali, però bisogna già ricominciare a guardare avanti. E la domanda che mi sono fatto è: come avranno vissuto a Torino, a Vinovo, nemmeno la Continassa, in questi giorni di allenamento, quelli rimasti? Perché noi abbiamo sempre individuato questa pausa nazionali come l'arco, il momento, lo spot principale e logico per un eventuale cambio in panchina. Cambio in panchina che non c'è stato, cambio dirigenziale che non c'è stato, quindi la Juve che ritroviamo col Bologna è esattamente la Juve che abbiamo abbandonato, lasciato, salutato dopo la sconfitta a Monza contro il Monza. Preoccupante questa cosa? Quale sarà l'input che arriverà a questa squadra? Perché in questo momento sapete bene la mia posizione. Io vedo una rosa spaccata, una squadra spaccata, uno spogliatoio spaccato, a maggior ragione allontanandosi da Torino, dalla Juventus, dalla società, dall'ambiente, potrebbe aver magari sì ricaricato le batterie in senso positivo, ma dall'altra parte aver un po' abbandonato quelli che erano i pensieri legati al momento bianconero per immergersi nei pensieri legati alle nazionali. Qualcuno con un mood come gli italiani che stanno giocando la Nation League, così tanto per, altri con un altro mood, cioè le squadre che si stanno preparando, perché tra 40-50 giorni ci si ritrova per iniziare un mondiale invernale. E quindi non credo che tutti i giocatori che hanno lasciato Torino per andare in nazionale in questo momento siano carichi e pronti a ricominciare per la Juve, sarebbe veramente una follia. A Torino invece possiamo ritrovare Allegri, Landucci, Folletti, alcune figure che in questo momento sono state responsabilizzate maggiormente lato campo.
E ieri sera Sky riportava una notizia che mi ha fatto molto ridere, perché diceva: Allegri starebbe lavorando per far arrivare più palloni a Vlahovic, perché a quanto pare queste poche azioni create non riescono a garantire abbastanza gol alla Juventus, e quindi questa situazione passa da lì. Ragazzi, grazie a Piffero, cioè, non prendiamoci in giro, per forza di cose si passa anche da lì, si passa non solo da lì ma anche forse soprattutto da lì, perché nelle ultime ore poi erano state già a circolare alcune voci di mercato. Come parlare di mercato adesso in questo momento è la cosa più illogica che si possa fare, cioè veramente non ha un minimo senso parlare di mercato, perché si era parlato di Miretti, di Vlahovic con una potenziale offerta da 100 milioni per tutte e due direzione Premier League. Per il momento lasciamole stare queste cose, lasciamo stare il malumore presunto di Vlahovic, che non nego possa esserci, perché ragazzi, Vlahovic non si sta divertendo a giocare a pallone e la Juventus in questo momento non sta andando bene, quindi non c'è la valorizzazione del ragazzo, non c'è la valorizzazione della squadra, non c'è il conseguimento di risultati, si lavora per boh, così in questo momento. E come vi dicevo prima, non so se i ragazzi rimasti a Torino in questo momento sono così concentrati. Ieri abbiamo avuto anche un'altra brutta notizia, e cioè si è fermato Miretti, rientrato dalla nazionale per un problemino alla caviglia. Ora vedremo se ce lo porteremo dietro per tanto tempo o se col Bologna sarà già in campo. Ovviamente in questo momento di crisi mi viene a dire, se Miretti ha anche solo qualche piccolo fastidio che possa portarsi, no, si ferma, guarda quegli altri, anche perché in teoria dovrebbero recuperare sia Locatelli sia Rabiot, quindi altri due dovrebbero rientrare. Ma soprattutto io vado a focalizzarmi su un nome in particolare, vabbè, anzi in realtà sono due, vabbè. Però Pogba non me lo aspetto ancora nell'immediato, ecco, per Pogba secondo me ci sarà bisogno di andare per le lunghe. Per quanto riguarda invece Federico Chiesa, Allegri ci aveva detto che l'obiettivo comunque era farlo almeno rientrare, no? In questa fase premondiale, per poi averlo al 100% a gennaio. Tradotto, in questo momento Chiesa dovrebbe essere in grado di correre, magari non al 100%, ma comunque di sostenere una sorta di allenamento preliminare, magari anche in gruppo, che possa poi portarlo ad essere pronto per le prime convocazioni e i primi spezzoni di gara, quindi il rientro effettivo in campo. Cioè, non dimentichiamoci che forse è aspettare, poi prima o poi si deve rientrare. Quindi il nome in questo momento al quale mi piacerebbe aggrapparmi è quello di Federico Chiesa, non tanto per il riscatto della Juve, perché banalmente aggrapparsi a un ragazzo che un anno fa si è fatto un crociato ed ha avuto dei problemi durante il recupero per risollevare da solo la squadra, beh, sarebbe quanto più ottimistico possibile, come pensare che in questi giorni di lavoro praticamente senza squadra Allegri possa aver risolto i problemi, che erano tanti, erano grandi, erano evidenti e sicuramente non sono stati risolti con dei giorni di preparazione a Vinovo, con gran parte della squadra, prima squadra via, con gran parte dei ragazzi aggregati. Però Chiesa è un patrimonio della Juventus, Chiesa è un punto di riferimento della Juventus, Chiesa è un giocatore rappresentativo anche in questo momento della Juventus, giocatore che la Juventus necessita di avere al 100%, al meglio, e sicuramente il ritorno di Chiesa prossimo, ma non immediato, è una gran notizia per i tifosi della Juventus, anche perché noi abbiamo proprio la necessità di risalire quella porzione di campo. Non lo nego, sono una bimba di Chiesa e in queste settimane, in cui mesi ormai, quasi un anno che è stato fuori, mi è capitato di tanto in tanto di riguardarmi degli spezzoni di gara o il best of Federico Chiesa tra Juventus e Nazionale Italiana. Ci manca davvero quel giocatore in grado di portare su il pallone. L'altro giorno ho visto quell'azione che ha fatto con la Lazio, che culmina poi con Chiesa che rimprovera Kulusevski sul finale. Chiesa davvero si fa una ripartenza da solo, praticamente solo lui, e crea una potenziale occasione per la Juventus senza che ci sia stato nessun tipo di costruzione, no? Prende palla, va, scatta, dribbla, perché quello sapeva fare. E sicuramente il gioco di Chiesa da questo infortunio sarà molto, molto penalizzato, quindi sono decisamente curioso di vedere come rientra Chiesa. Su Kulusevski chiudiamo, perché come dicevo all'inizio, a me delle chiacchiere non è che interessi proprio tanto.
ha fatto il parallelismo Conte Allegri, il parallelismo metodo di lavoro Tottenham-Juventus, che in questo momento è impari, perché sicuramente al Tottenham hanno dei metodi di allenamento, per quello che è il contesto Tottenham e per quello che è il contesto Juve, diversi e probabilmente di maggior successo. Non mi sorprende che in questo momento Kulusevski abbia parlato bene del suo attuale allenatore, ma sono anche due figure diverse che tra l'altro nelle ultime settimane abbiamo abbastanza trattato. Questo continuo sentir parlare giocatori andati via dalla Juve che vanno a, passatemi il termine tra molte virgolette, anche buttare fango sulla Juventus, esaltare una nuova realtà, penso che sia la cosa più naturale del mondo e credo anche che faccia parte del gioco, penso che abbia senso farlo, penso che ci stia nel generale, nel complesso. Però una cosa mi ha fatto impressione, che nessuno di questi calciatori andati via che hanno parlato, no? Quindi Morata che dice va a sinistra, l'ho sacrificato, Kulusevski c'è una metodologia diversa, De Ligt c'è una mentalità diversa, Zaccaria c'è un gioco diverso, poi magari me ne sfuggono altri che hanno parlato in questo momento e che non vi riporto, però nessuno ha messo in conto, nel conto, il fatto che anche loro comunque erano dentro la Juventus e anche loro avevano responsabilità. E che quindi se si è andata così c'è anche da spartirsi i difetti della squadra, della rosa, di quelli che andavano in campo. Poi che ci siano tanti altri problemi, nessuno lo nega, che ci siano altre metodologie, altre ideologie, altri metodi di allenamento, nessuno lo nega. Però perché poi nessun giocatore mette anche minimamente il dubbio il fatto che avrebbe comunque potuto dare di più pure lui? Questa secondo me è una domanda da $1 milione e niente, vi lascio con questo interrogativo che secondo me è molto interessante. Ragazzi, ci vediamo prossimamente, direi domani, a meno che non esca qualche notizia clamorosa da commentare già oggi, ma secondo me sarà ancora una giornata di calma piatta, di relax, di tranquillità, quindi cerchiamo di in questo momento di buttare fuori tutto quello che di negativo abbiamo accumulato in questo inizio stagione, in questo mese di inizio stagione, e cerchiamo di prendere dei piccolissimi punti positivi e dei piccolissimi obiettivi da raggiungere nel medio corto periodo, quindi arrivare al mondiale. Prima di chiudere, un interrogativo che vi faccio, perché questa è una grande paura che ho in questo momento, e cioè Massimiliano Allegri, che dopo aver perso le prime due partite dei gironi e dopo aver perso tantissimi punti per strada, col disastro finale della sconfitta a Monza, non viene esonerato ma viene confermato sulla panchina della Juventus. Con che mood si ritrova a lavorare in questo momento? Cioè, con un mood di oh diavolo, mi è andata bene, ho fatto davvero schifo fino a questo momento, la mia Juventus ha fatto schifo e quindi io, che sono allenatore, sono il rappresentante e quindi devo cambiare marcia, oppure se ho fatto così schifo fino adesso e sono rimasto, non mi cacciano comunque anche in caso di disastro, perché è passato il messaggio che anche questa roba qui alla fine va bene, perché magari non si può esonerare per X motivi. Perché questo è un discorso molto importante e secondo me da questa risposta, che per quanto mi riguarda è soggettiva, passa tanto, tanto, tanto di quello che sarà la nostra prossima stagione, anzi la nostra stagione, non la prossima. Perché ieri Romeo parlava di tifosi che stanno pensando già alla prossima, no, cioè a pensare a questa, perché siamo soltanto al 26 di settembre e la Juventus non può aver ufficialmente concluso la stagione al 26 di settembre.